Words, che è un momento che è stato pensato come una sorta di ritorno di questa esperienza da portare qui sul palco per raccontare un po' quelle che sono state le sensazioni, dei propri appunti di questi 2 giorni. Cominciamo dalla moda, quindi vado a presentare Demetrio Iannone della John Cabot University ed Ernesto Lanzillo di Deloitte Private. Quindi vi chiamerei qui sul palco con me, credo, per una infatti, la
risposta riguarda il problema della comunicazione del fashion e del mondo molto importante. Il dottor René Giannullo sostiene che la Campania è un centro di produzione di lusso perché fornisce tutti gli assetti della produzione del tessile con eccellenza. Questo indubbiamente non conosco di più. E i privati, quale non entrare dal punto di vista strategico e cercare di ampliare questo punto di comunicazione e dell'eccellenza del tessile campano. In linea con le idee MODEC, quindi con il sistema accademico, che distribuisce nel mondo con chi meglio in Spagna, e c'è bisogno di fare alleanze in sistema, dove ognuno con il suo mestiere a livello internazionale, nel gioco collettivo, quindi evitare questa idea di competitività estrema, che ovviamente è importante, ma cercare anche di lavorare insieme. Interessante è stata la proposta di una vetrina di esposizione a Napoli, nel centro di Napoli, in tutte le varie medie, le varie imprese. Piccole e medie dei loro prodotti di fashion, una vetrina permanente dove i turisti riescono a vedere quello che la compagnia ha da offrire. La strategia di business plan dell'aiuto al business plan, sempre del dottor Giannullo, è stato molto interessante personalmente, di prendere le aziende prima dell'internalizzazione, non dopo, non quando le aziende sono già esplose, ma aiutare a fare una palestra. Le aziende piccole, medio piccole all'internalizzazione già prima, fare un percorso insieme, penso che questo sia importante. Iniziativa che è stata intrapresa in campagna.
campagna di invece che questa correlazione tra università, privati, istituzioni nel creare praticamente un polo sinergico per trasferire le conoscenze e per valorizzare nell'ambito del fashion sia qualcosa che debba essere esportato, però non tanto con grossa attenzione, esportato perché non viene esportato nelle altre parti d'Italia dove parimenti ci sono delle filiere importanti che toccano questo settore. Parlo della Toscana, parlo di tutta la parte diciamo del nord Italia, delle siderurgie. Ecco, queste sono zone che secondo me se riprendessero quella che è l'esperienza che stanno facendo qui magari avrebbero dei grandi vantaggi. E l'esperienza di Salvatore Spigale, l'OM che citava Demetrio Iannone nella sua presentazione, è un esempio straordinario di cosa che discorso. Lo spieghiamo un po' al pubblico perché era andato in scena ieri in una sala al piano di sopra. Sì, cioè questo, si tratta di uno start-up che ha industrializzato, ma con una produzione just in time, la produzione di capi con che vengono diciamo dalla e li vende solo esclusivamente online, no? Quindi che cosa ha fatto? Lui sostanzialmente sviluppato tutto in digitalizzazione, sia dal punto di vista della vendita, sia dal punto di vista della costruzione del capo. Ecco, questa è la dimostrazione del fatto che il digitale incide e che soprattutto il giovane pensa al digitale, quindi è assolutamente fondamentale che sostituisce qualsiasi tipo di produzione stare. Nel caso di Coen, il digitale incide e vende prima ancora di produrre, perché la propria peculiarità è quella che diceva io prima incasso e poi produco il capo che mi è stato richiesto, diciamo, questo discorso di azzeramento del magazzino, del prodotto. Del magazzino e anche, diciamo, massimizzazione di quello che è il segno. Porta soluzioni aggiornate, porta immagini aggiornate che poi vengono sostanzialmente acquistate dai clienti che vedono sul suo sito quella che è l'esperienza con i suoi videomaker che costruiscono e che predispongono e quindi aprono praticamente completamente, lui apre il suo laboratorio al cliente, il quale poi automaticamente dalle informazioni che prende solo modo digitale dal video o da quello che lui fa e dimostra, procede poi l'acquisto, tagliando completamente tutta la parte diciamo commerciale presto. Grazie a Ernesto Mazzino per aver avuto la presentazione.